Bitcoin crollerà nei prossimi mesi? Questa è una domanda che sta affliggendo tutta la community degli investitori nelle criptovalute. E la domanda che invece noi dobbiamo porci è: ignorare queste affermazioni, sì o no? Mi avete fatto tantissimi commenti relativamente a questo argomento. Mi sono arrivate un sacco di mail, un sacco di richieste con la paura nel gestire il proprio portafoglio di criptovalute, con lo spauracchio, chiamiamolo così ragazzi, del fatto che Bitcoin possa crollare nei prossimi mesi, lasciandoci tutti con il cerino in mano e con l'amaro in bocca, perché dopo aver visto prezzi giganteschi di 40 e passa mila dollari, restare con poi il cerino in mano non piace a nessuno. Rispondere a questa domanda è sempre molto complicato, perché semplicemente nessuno di noi ha la palla di vetro, quindi è impossibile prevedere il futuro. Però allo stesso tempo non è neanche corretto ignorare completamente queste domande, fare le famose orecchie da mercante, fare finta di niente, perché effettivamente sono delle paure sensate e sono anche delle paure di chi magari si è avvicinato da pochissimo a questo mercato, ha bisogno anche di una mano. Quindi ritengo giustissimo, ragazzi, indirizzare i miei prossimi video qui sul canale per focalizzare ed approfondire questa tematica. Risponderemo alla domanda: Bitcoin crollerà nei prossimi mesi? Come, dove, quando e perché? Iscrivetevi, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, per non perdervi i prossimi video, ma soprattutto fatemi sentire la vostra vicinanza con i pollici in su, perché mi aiutate in questa mega faticata. Ma questa è una grande gara, questa che stiamo facendo con i mercati delle cripto. Il 2021 sarà scritto, secondo me, come un anno storico, e la dobbiamo fare insieme. Quindi ragazzi, su con i pollici. Oggi andiamo a vedere la prima regola che utilizzo, e cioè quella di valutare i fatti sui mercati, non lasciandomi prendere dal lato emotivo. Con i grafici e soprattutto il prezzo riusciamo a vedere in maniera oggettiva quello che è il pensiero del mercato, questo grande sconosciuto, questa massa totale di investitori giovani, investitori adulti, istituzionali, manipolatori, balene, squali, ragni e orsi e chi più ne ha più ne mette. I tori ragazzi, sono dimenticato. Attraverso l'analisi dei prezzi e del grafico riusciamo a capire quello che pensa un mercato complessivo di uno strumento finanziario. In questo caso lo possiamo utilizzare, questo tipo di ragionamento, per guardare quello che il mercato si aspetta su Bitcoin per i prossimi mesi. Oggi facciamo analisi ciclica di lungo periodo di Bitcoin per valutare due ipotesi che ci possono aprire gli occhi su quello che potrà avvenire nelle prossime settimane. Ci spostiamo sui grafici e iniziamo questa analisi. Quello che lo scorso anno abbiamo visto dal dicembre del 2018, quindi la fine del mercato orso e poi la famosa fase Covid, è stato un ciclo che definiamo di natura annuale. Allora, un ciclo annuale ha una struttura lunga più o meno un anno ed ha questo tipo di atteggiamento. Ragazzi, un ciclo è sempre diviso in una parte up e in una parte down. Chiaramente l'intensità, la lunghezza della parte up e della parte down dipendono da una serie di fattori. A marzo del 2020 è iniziato un nuovo ciclo annuale di Bitcoin. Questo ciclo annuale è stato fortemente rialzista e lo stiamo vivendo tuttora, proprio perché il ciclo annuale in questione è stato in grado di rompere i massimi storici. Questa è la struttura ciclica annuale di Bitcoin attuale, e poi quello che a noi interessa in questo momento è andare a capire dove andrà a finire. Se Bitcoin fa un ciclo annuale standard, quindi non anomalo, non lungo, dovrebbe durare, ragazzi, 365 giorni e chiudersi a marzo del 2021. Se
così fosse, se Bitcoin ci dà un'indicazione di linearità della sua struttura di ciclo annuale, probabilmente stiamo andando nella fase di chiusura e questo potrebbe in effetti portare una fase di ribasso nei mesi di febbraio e di marzo. Poi il fatto che bisogna anche considerare che i mercati cripto sono forti in questo momento verso il rialzo e sono anche molto molto veloci, perciò non è detto che la fase di ribasso, ragazzi, duri un mese, potrebbe semplicemente durare qualche giorno, una settimana, fare un respiro, dei crash magari veloci dell'entità giusta per andare a chiudere questo ciclo e poi si riparte, perché attenzione, dopo la chiusura di un ciclo annuale c'è la ripartenza del prossimo e il successivo ciclo annuale sarà quello che dobbiamo tenere sott'occhio, perché quel ciclo annuale futuro, ragazzi, potrà spingere Bitcoin ai massimi storici di questo ciclo dell'halving e quindi ci aspetta un anno, appunto 2021, scoppiettante secondo me, soprattutto veramente intenso, difficile da andare a valutare, quindi dobbiamo stare molto attenti e formarci anche in quest'anno per cavalcare quello che secondo me è la più grande opportunità attualmente per molti investitori, almeno chi è della mia età, ragazzi, questo è sicuro. Allora andiamo a vedere quindi l'ipotesi del ciclo annuale corretto e poi vi faccio vedere invece la seconda ipotesi del ciclo annuale alternativo che ci porta a scombinare le carte. Io mi tengo sempre con due ipotesi perché il mestiere dell'analista è sempre quello di andare a vedere più possibilità per saperle in anticipo e muoverci in maniera veloce quando il mercato ci darà la strada da seguire, ok? Il mestiere dell'analista non è prevedere il futuro, ragazzi, ma prepararsi a quelle che sono le possibilità e agire velocemente. Il ribasso della settimana scorsa che è stato assorbito alla perfezione, vi faccio vedere togliendomi un po' di dati, è stato assorbito alla perfezione, vedete, dalla candela, perché ha fatto uno shadow down e poi è stata riassorbita, e un po' ne avevo parlato che vedendo un atteggiamento del genere, ragazzi, non possiamo che dire mercato forte. Quindi in realtà il crash della scorsa settimana non ha modificato assolutamente da nessun punto di vista il trend di lungo periodo di Bitcoin, ma neanche quello di medio lungo, pensate un po', si resta assolutamente long e long è rimasto, non è cambiato assolutamente nulla. Invece moltissimi qui sono andati in panico, moltissimi hanno chiuso anche le loro posizioni, volevo parlarne a tal riguardo, ragazzi, ma non so che fare prima, però sarebbe stato bello capire perché andate a chiudere posizioni hold su una candela del genere. Perché? Non è cambiato niente. Vabbè, ok, allora nel momento in cui andiamo a invece a valutare la close dell'annuale, ragazzi, c'è questa possibilità e questa possibilità è stata indicata in questo grafico, vedete, all'interno di questa fascia. Quindi se l'annuale iniziato a marzo del 2020 chiuderà esattamente a marzo, vedete, qui siamo a marzo, quindi avremo questo tipo di struttura e probabilmente un ciclo a due fasi semestrali, quindi un semestrale che è stato chiuso a settembre e questo secondo semestrale che, se è regolare, andrà in chiusura a marzo. Quindi da questo punto di vista probabilmente è difficile che il mercato riuscirà a ritestare i massimi storici. Se lo fa, lo può fare ad inizio mese di febbraio, quindi fra un paio di candele settimanali, quindi qui più o meno potrebbe andare a fare un boom e poi finalmente, diciamo, andare a chiudere. Questa è un'ipotesi che dobbiamo andare a valutare ed è l'ipotesi che io terrei in questo momento come l'ipotesi principale. Che, ok, questa è un'ipotesi, ma se non fa così, se l'annuale si allunga, perché il precedente, ve lo faccio vedere, non è durato 3,65, magari fosse così preciso, ragazzi, il precedente annuale è stato di 65 settimane, è durato 455 giorni. La possibilità è che Bitcoin faccia un altro e ulteriore ciclo più o meno da 460 giorni, quindi 65-68 settimane,
porterebbe la clause dell'annuale a quel punto a fine maggio, i primi di giugno. Ed è questa la seconda ipotesi che andiamo a guardare, perché se siamo in questa seconda ipotesi, Bitcoin ha davanti ancora diversi mesi di forte rialzo. Un'ipotesi del genere sarebbe in pratica, ragazzi, un annuale lungo 455 giorni, chiamato in close tra maggio e giugno come mesi, e sarebbe in forma ternaria. In forma ternaria configura un annuale fatto così, 1, 2 e 3. Sarebbe bellissimo, perché, vabbè, io rido su queste cose, perché la candela della scorsa settimana sarebbe stata la chiusura del movimento centrale. In pratica, cosa vi sto dicendo, ragazzi? Che le prossime settimane sono fondamentali per capire quello che potrà avvenire, ed un eventuale break dei massimi a 42.000 di Bitcoin che potrebbe avvenire da fine mese di gennaio, febbraio, potrebbe indicarci anche che l'annuale si allunga e andrà in close a fine mese di maggio, e quello potrebbe portare Bitcoin ai 50k. È vero, ma non solo 50k, anche di più, perché se fa una cosa del genere spiazza veramente tutti, secondo me, ragazzi, spiazza tutti, va in bolla, crea veramente un disordine. Immaginate una cosa di questo tipo per un po' di tempo, poi verso febbraio ci fa il break dei 42.000, arriva a prezzi veramente importanti e dopodiché va in chiusura. Immaginate una figurazione del genere, lascerebbe col cerino in mano in tantissimi. Noi avremmo quindi due strade percorribili, queste sono le due vie, e questo è quello che bisogna andare a guardare quando si fanno previsioni e dire: ok, c'è un crash dei mercati, che cosa può succedere? I prezzi ci danno la strada. Intanto, ragazzi, finora non è cambiato nulla nel trend di lungo periodo di Bitcoin, e quindi chi è hold da anni non deve fare assolutamente nulla. Poi qualcuno ha preso profitto perché veramente magari aveva tanti soldi, take profit in quel caso, e guadagna e pentiti, si dice così. Ma se si segue il trend, il mercato non ha invertito nessun trend di lungo periodo, quindi continuate a seguire il trend. Attenzione però, l'ho spiegato 20.000 volte, quando siete holder sul mercato i rischi aumentano in maniera esponenziale, perché prima di vedere un'inversione di trend probabilmente si lasciano al mercato veramente tanti dollari, almeno 5-10.000 dollari in questo caso. Dovete sapere queste cose, dovete sapere cosa sono i rischi dell'holding. Ragazzi, ho fatto anche un video, andatevelo a vedere, magari ve lo metto sulla mia testa, e andate a capire cosa vi piace un po' rischiare, se è una cosa o l'altra. Però quello che possiamo fare in questo momento è attendere nelle prossime settimane. Se il mercato sarà estremamente debole, andando a rompere questo tipo di livello, che adesso vi faccio anche vedere, poi comunque faremo anche degli aggiornamenti su time frame più piccoli per andare a vedere, quindi se già nelle prossime settimane il minimo di 30.000 dollari per Bitcoin, 29.5, questa linea gialla, sarà breccato, magari non questa settimana precisa, ragazzi, ma la prossima o le altre, allora è probabile che siamo nella ipotesi numero 1, con una chiusura del ciclo annuale verso marzo. Se invece nelle prossime settimane, soprattutto una prima di febbraio, fine gennaio, fine febbraio, rompe i 42.000, io opterei per un annuale di natura ternaria. Questa è la struttura, questo è quello che i mercati ci dicono, questi sono i dati non soggettivi, oggettivi da guardare. Bitcoin crash nei prossimi giorni? Intanto abbiamo messo un paletto, quello che può succedere, abbiamo indicato un prezzo, poi andremo ad aggiungere anche un'altra fondamentale considerazione che si chiama macro analisi. Dove siamo sui mercati delle criptovalute? In generale, qual è la situazione dei mercati delle criptovalute e della loro evoluzione? Perché
Tutti questi dati vanno inquadrati in un contesto, ragazzi, è importantissimo fare questo e sarà argomento del prossimo video. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa super analisi, questo è un video importantissimo, vi chiedo di condividerlo veramente il più possibile per far circolare queste informazioni, perché veramente ragazzi sono d'oro e possono aiutare tantissimi di voi a fare le scelte giuste. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché ci sono tanti super analisti anche tra i miei follower, ragazzi, scrivete nei commenti. Come sempre, più confronto, più qualità e miglioriamo un po' per tutti questa grande gara, questa grande sfida 2021 del investitori contro le cripto. Vediamo chi la spunta. Va bene ragazzi, ciao a tutti, buon inizio settimana.